E dopo lo sport abbiamo due persone carissime che giustamente sono a trovarci non casualmente, anche perché parliamo di raccolta differenziata, raccolta rifiuti, di quello che è il progetto che si sviluppa in patrimonio della Regione Marche, ma anche qui a San Benedetto del Tronto. È venuto a trovarci dopo un po' di tempo Francesca Pulcini, Presidente Regionale di Lega Ambiente. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Insieme al Direttore della Comunicazione dell'IPCC Ambiente di San Benedetto del Tronto, l'amico Paolo Mercuriali. E da tanto abbiamo organizzato questa cosa, allora o si muove la montagna o Maometto, oggi siamo incontrati qui e parliamo di questa cosa. A te il microfono, dici tutto. Allora, innanzitutto buongiorno, ben ritrovati ai cari amici di Ante. Noi oggi vi presentiamo un progetto a cui veramente teniamo molto, come da tanti anni, insomma, il tema dei rifiuti è uno di quelli che sta più a cuore alla nostra associazione per tanti motivi, e quest'anno, grazie alla spinta della provincia di Ascoli Piceno, abbiamo deciso di far partire un progetto di educazione ambientale rivolto a tutte le classi di tutti i comuni della nostra provincia. Grazie ovviamente alla partnership indispensabile e fondamentale di Piceno Ambiente, per cui ringrazio anche Paolo per il supporto ovviamente alla comunicazione. Grazie. E a tutto quello che è stato fatto già fino ad ora da Piceno Ambiente nella nostra provincia. Noi siamo proprio lì per partire, entrare nelle classi, abbiamo pensato di partire dai bambini più piccoli, anche perché appunto Piceno Ambiente ha già fatto un lavoro, noi abbiamo deciso di riprendere in mano i bambini delle elementari e con loro costruire un percorso legato proprio a raccontare quello che significa differenziare correttamente i rifiuti, soprattutto nella nostra provincia che vive una situazione oggettivamente molto delicata, e quindi da loro partire per fare però un ragionamento di rete, quindi abbiamo coinvolto anche gli amministratori, abbiamo coinvolto i dirigenti scolastici, stiamo ragionando di fare una bella festa finale che possa anche andare nelle zone terremotate, quindi portare gioia e comunità in quelle aree che sicuramente sono molto delicate. Siamo in fase di partenza, noi non vediamo l'ora, stiamo coinvolgendo tutti quanti i soggetti di questa provincia, perché ci teniamo affinché sia un progetto che vede proprio protagonisti tutti, dagli operatori ai pensatori al grafico. È proprio un progetto che nasce e prende piede e avrà le gambe di tutti i cittadini della nostra comunità ascolana. A questo veramente ci teniamo molto, e quindi è un primo embrione, un primo cammino che ci apprestiamo a fare, con l'obiettivo di fare ancora molte altre cose. Ne abbiamo in mente tante altre, per cui partiamo così e speriamo che vada tutto per il meglio, ne siamo sicuri. Vi aspettiamo, allora vi invitiamo già da ora per la festa finale, e quindi ecco, questo è un po' il anche perché però. Francesca, partire dai bambini piccoli forse sono quelli che danno il segnale maggiore ai grandi, quindi ecco, penso che non sia casuale. Assolutamente sì, perché già le medie un po' recepito male, ma dai bambini più piccoli sono quelli che poi danno il messaggio ai grandi. Grazie Francesca, sentiamo l'amico Paolo Mercuriali, anche perché casualmente noi non siamo consorziati con loro, giustamente IANT collabora Piceno Ambiente, quindi noi saremo un sostegno logistico per quello che sarà il movimento quotidiano che farete nei vari comuni. Paolo. Allora, ovviamente dobbiamo dire che l'ottimizzazione di un servizio parte sempre dalla comunicazione e dalla progettualità. Certo. La storia dimostra che una volta che il servizio è strutturato bene tecnicamente sul territorio, occorre imprescindibilmente l'educazione e il comportamento del cittadino. Certo. Noi, insieme a Lega Ambiente, che ringraziamo di averci coinvolto in questo progetto, abbiamo aderito con gioia e con uno spirito di grande voglia di fattibilità. Anche perché siete molto presenti sulla provincia di Ascoli. Esatto, il nostro bacino Piceno Ambiente abbraccia 29 comuni. Sono 29 comuni soci che hanno sviluppato le tematiche ambientali in maniera responsabile, in maniera profonda, e noi in pratica sono oltre 15 anni che sviluppiamo questa forma di progettualità. Anche perché ho detto, io voglio sovvertire un pochettino quelli che sono i termini della raccolta differenziata, perché la raccolta differenziata non è un obbligo, non è un dovere. Per me la raccolta differenziata è un divertimento. Esatto. È un divertimento, è una forma di amore per quello che ci circonda. Certo. Noi in fin dei conti viviamo nella natura, e quindi la natura va tutelata e va rispettata. Il rispetto innanzitutto. E infatti noi fondiamo questa nostra progettualità sull'aspetto ludico, sul gioco, e cerchiamo di coinvolgere le nuove generazioni, e quindi nella fattispecie della quale disquisiamo oggi, appunto i bambini dalla prima e dalla seconda elementare.
Torniamo per chiudere con Francesca. Adesso, giustamente, visto che ti sei sbilanciata, ci devi dire da quando parte questo progetto. Stiamo già quasi a metà ottobre, allora, quindi penso è imminente. Approfitto, sì, stiamo aspettando le adesioni di tutti quanti i comuni, per cui io approfitto di questo canale molto seguito proprio per sollecitare chi fino ad oggi ancora non ha risposto, perché ovviamente noi vorremmo partire prima possibile, per cui entro novembre siamo convinti di riuscire ad entrare nelle classi, e quindi insomma chi non ha aderito fino ad ora può contattarci alla nostra segreteria Lega Ambiente Marche, trovate tutti quanti i riferimenti, per cui vi aspettiamo, perché siamo convinti che sia una bella avventura positiva. Certo. Ci permette di stare insieme, fare un ragionamento di comunità, per cui in questo momento anche così delicato siamo convinti che possiamo dare un po' di speranza, di gioia, e quindi ci teniamo affinché siamo in più persone possibili, più, ecco, soggetti. La mia promessa, Francesca, al momento che noi pubblichiamo su Yandere l'intervista, noi avvisiamo l'amico Paolo che farà giustamente il giro dei comuni, quindi tutti quanti sapranno quello che tu hai anticipato, con l'augurio che tutti quanti, altrimenti Paolo li frusterà, dice quando rispondete. Esatto. Porta bandiera. Non si può mancare, è un'occasione. Quindi poi, da come ho capito, farei una festa finale, quindi a chiusura di anno scolastico, una cosa del genere. Esatto, pensiamo adesso intorno a maggio fare questa attività, e vogliamo appunto portare, visto che il nostro messaggio è innanzitutto, oltre a quello che diceva Paolo, speranza, positività e prospettiva per la nostra provincia di Ascoli, molto probabilmente stiamo ovviamente valutando proprio nelle zone oggi fortemente compromesse, invece noi vogliamo essere lì per dire ce la facciamo insieme. E noi te l'auguriamo, ve l'auguriamo, perché è un discorso esternato un po' alla provincia, che intanto parti qui, poi sicuramente questo progetto lo porterai avanti anche in altre province regionali, giusto? Stiamo facendo tantissimi altri lavori, molto variegati, di tante specie, quindi insomma ci piacerebbe fare uno scambio, quello che facciamo qui in altre province e quello che facciamo nelle altre province. Io aggiungo questo in maniera simpatica, visto che spesso è il problema della macchina, a sto punto rivolgi al governo un elicottero anche a due posti, così ti puoi muovere in maggiore libertà. E così acceleriamo questo scambio di progetti. Francesca, grazie, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, certo. Paolo, salutaci l'amministratore delegato Leonardo Collina, perché lui è sempre restio, però già che sei venuto tu già è un primo passo. La prossima questa ci porterai. Questa mattina purtroppo era impegnatissimo. Lo scusiamo, sulle però. Tematiche. Lo scusiamo, della però. Scarica di Ascoli. Lo so. Però la prossima. Tematiche da sviscerare. La prossima lo vogliamo qui da noi. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi. Promessa.